cuore di Milano, in uno dei cinema più antichi di Milano, il Cinema Odeon. Questa sera una proiezione in anteprima dove scopriremo chi è il Buffardello. Allora, siamo con lui e non è lui. Ha una bellissima idea in testa. No, una bella chioma. Una bella chioma. Sì, eh. Com'è questa in veste di... Ma sono qua che faccio... Di star del cinema. Ma faccio, ho provato a fare il maresciallo, sto indagando una truffa. Dovevo imparare 30 anni fa a fare... Allora, siamo qui con una che ha partecipato... Allora, un attore poco famoso, mentre un'attrice famosissima, giusto? Certo, certo. Max, allora, com'è stato partecipare a... questo film? Ma è stata una bella esperienza, mi sono divertito molto, soprattutto con Umberto, fare delle scene sull'Abbe Biagio, che tra l'altro aveva solo la prima, perché questo agricoltore ci aveva detto di mettere le marce, ma c'era solo la prima. Abbiamo fatto tutto il giro del paese in prima con l'Abbe Biagio, anche il regista non si è accorto e penso di aver fuso il motore. Siamo con uno degli interpreti del film, beh, è un volto notissimo, chi non l'ha riconosciuto, Pippo Franco. Sì, ecco. Ciao Pippo, come va innanzitutto? Bene, bene, molto bene. Com'è stato? Vabbè, tu, come chiedere un veterano della televisione, del cinema, dello spettacolo, sì. Ma com'è stata questa produzione? Ti sei divertito? Beh, è stata molto particolare, perché è particolare assolutamente l'idea, è appunto di una... di una banda, per così dire, della quale io faccio parte, che hanno creato un documento del tutto falso, però è fatto talmente bene che tutti quanti in un certo senso cascano nella trappola, insomma, no? Ma il finale no, è a sorpresa. Raccontarcelo non tutto è, perché sennò no. Esatto. E siamo in compagnia della parte femminile di questo film, finalmente, devo dire. Siamo con Rossella Parco e Giovanna Sguazzin. È la tua prima esperienza? È la mia prima esperienza ed è stato bellissimo, è stato molto emozionante e particolare. Diciamo che ho cercato di essere il più naturale possibile, ecco, forse quello è stato l'importante. Ci puoi dire che parte hai fatto? Io faccio la moglie del maresciallo. E Rossella invece? Allora, anche per me è stata un'esperienza fantastica e una commedia molto interessante, con un intreccio per niente banale, per essere, no? Un film anche leggero, molto divertente. Io invece interpreto la signorina Rochfield, che è la direttrice d'asta che scoprirà Rochfield poi il fattaccio, no? E quindi questi ladruncoli poi andranno sistemati. Vediamo, lo stiamo scoprendo, da voi poco alla volta stiamo scoprendo pezzi del puzzle e del film. Qua siamo in compagnia di un duo eccezionale, eh? Grazie, grazie. Papà e figlio, Rudy e Umberto Father and Son. Due grandi cantanti, peraltro. Sì, intrattenitori musicali. Intrattenitori. Preferiamo questa definizione. Allora, com'è stato recitare? Mentre tuo papà ovviamente salutando, lo conoscono tutti, certo, sta salutando. Certo. È stato molto bello, il film è molto divertente, invito tutti a guardarlo, è stata una bella esperienza e in particolare... Confermo. In particolare è stato divertente recitare con mio padre, no? Perché certo, padre e figlio che recitano insieme non si vede tutti i giorni, insomma. Un attimo di tranquillità, finalmente in compagnia del regista. Vabbè, lui è Mario Chiavalin, per chi, quei pochi che non lo conoscessero. Allora Mario, com'è stata questa produzione? No, la produzione è stata bellissima, simpatica, è sicuramente una riunione di amici. Abbiamo fatto delle nuove scoperte, la moglie del maresciallo, che vi assicuro una recitazione incredibile. Incredibile. E dal Cinema Odeon di Milano è tutto. Andrea Evans per TG Evans.